Fino al 15 marzo, tramite i canali social del Centro di Primo Soccorso Tartarughe Marine Tau di Porto Garibaldi e il Centro Ricerche Cesta di Marina di Ravenna, è possibile iscriversi al corso online lanciato dalle due associazioni per diventare Sentinelle del Mare. L'iniziativa, che prende infatti il nome di Progetto Sentinel, ha lo scopo di insegnare gratuitamente a tutti i cittadini interessati a raccogliere dati sulla spiaggia e osservare e comprendere l'ambiente costiero in modo da essere in grado di inviare segnalazioni alle autorità competenti e contribuire in particolare alla salvaguardia di tartarughe e trigoni. Il corso sarà tenuto dai biologi delle due associazioni, impegnati quotidianamente nella tutela della fauna marina dell'Adriatico. Si tratta di un progetto di citizen science, cioè noi vogliamo coinvolgere i cittadini che collaborino in una raccolta dati. Questa raccolta dati influirà sul monitoraggio delle spiagge e quindi potrà essere molto utile per salvare tartarughe marine e anche per mappare le aree di parto dei trigoni che vengono sottocosta nel periodo riproduttivo proprio per accoppiarsi e per partorire. I cittadini in maniera volontaria aderiranno a questo corso di formazione che per loro sarà gratuito e questo sarà fondamentale perché loro sapranno come comportarsi in ogni situazione che si potrebbe verificare in spiaggia. A seguito di quello loro nel loro tempo libero potranno scegliere di andare a farsi un giro in spiaggia letteralmente ma con un approccio scientifico e quindi fare una vera e propria raccolta dati. E quali sono i dati utili che i cittadini potrebbero osservare sulla spiaggia e segnalare? Una cosa super innovativa sarà il monitoraggio delle spiagge magari negli primi orari della giornata, quindi quasi all'alba, per verificare se c'è la presenza di tracce di tartarughe marine che possono ricondurre a un nido, che è un evento che con i cambiamenti climatici si sta spostando sempre più a nord in Adriatico, ma ancora non è stato verificato in Emilia Romagna, però probabilmente solo perché non è mai stato trovato. E l'altra cosa, la raccolta utilissima, è mappare, quindi definire con dettaglio quali sono gli esatti punti in cui i trigoni si vanno a riprodurre. E i bagnanti, i cittadini, osservandoli e segnalando le posizioni, possono contribuire attivamente poi per la loro tutela.